Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati sul canale. Finalmente oggi nuovo video e voglio farvi vedere la caterva di prodotti terminati per quanto riguarda la cura della persona. Parto subito perché ho una marea di cose da farvi vedere e credo che questo video durerà un'infinità. Parto con i prodotti viso. Allora, ho terminato come sempre due confezioni del detergente viso Esselunga, terminato, aperto. Ok, ve ne ho già parlato. Me ne è rimasta soltanto una confezione perché Esselunga ha ben pensato di toglierlo di mezzo. Dice: Dario, sono affezionato, togliemolo, no? Meglio. Altro detergente terminato è questa mini taglia del detergente viso alla Killaia di Bottega Verde. È un 30 ml e l'ho voluto prendere di prova, costava mi sembra 1 euro. Ho detto: fammi vedere com'è, onde evitare di prendere la full size, magari trovarmi male perché non mi piace la profumazione, non mi piace come lava, lava poco, lava troppo. Quindi ho detto: prendo il 30 ml. Ragazzi, è una bomba assoluta. Mi è piaciuto un sacco, è sotto forma di gel. Va a lavare in maniera molto profonda l'epidermide, ma senza essere disseccante, non brucia gli occhi, non crea brufoletti, non irrita la pelle, lascia una pelle liscia, setosa, morbidissima, veramente buono. Quando finirò la mia infinita scorta di detergenti, questo sarà sicuramente uno di quelli che prenderò più spesso. Altro detergente in mini size di Clarins, la linea Uomo, da 30 ml. Si chiama Nettoyant Visage e praticamente è terminato, vedete? Era una sorta di spuma di cremina sul celeste che massaggiata sul viso ed emulsionata con l'acqua faceva una schiuma morbidissima, lava benissimo, non irrita, fantastica. Questa mi era stata regalata anni e anni fa da una promoter della linea Clarins. Ero entrato nella profumeria dove ho lavorato tanti anni fa, mi ha detto: guarda, visto che ti piacciono tanto i cosmetici, ti regalo questa mini size, provala e fammi sapere. L'ho provata dopo 7-8 anni, insomma, anche se quella è viva, comunque mi piace tantissimo. Altro detergente per il viso terminato è questo qui della linea Bio Eco Cosmesi di Erbolario, detergente per il viso agli estratti di zucca. Allora, questo non è un detergente schiumogeno, è un detergente che praticamente è un gel trasparente. Adesso vi faccio vedere com'è la confezione, vedete? Anche questo ce l'avevo da almeno 2 o 3 anni, l'ho voluto smaltire perché avevo paura che andasse a male. Praticamente è un gel trasparente, adesso non so se esce qualche cosa, sì, vedete? Che va applicato sul viso a pelle asciutta, mi raccomando, perché altrimenti scivola via con l'acqua e ha un effetto calamita, praticamente lo spalmate sul viso a viso asciutto. Questo gel si emulsiona con il sebo della vostra pelle e quando andate a risciacquare porta via il sebo, le impurità e tutto il resto. Mi piace tantissimo, è delicatissimo, quindi anche per chi ha una pelle sensibile e molto delicata ve lo consiglio. Mi sembra questo fosse indicato per pelle mista e grassa, non mi ricordo. Però vi posso assicurare che va benissimo anche per una pelle sensibile, non tira la pelle, la profumazione è niente di che, è un po' erbacea, veramente buonissimo, eppure questo me lo so tolto di mezzo. Altro detergente per il viso terminato è questo di Clarins, la linea Éclat du Jour all'estratto di Moringa, è un 75 ml, vi faccio vedere come si presenta questo tubicino qui. Terminato, io apro tutto perché con la quantità di prodotto che rimane sul fondo a volte ci fate anche una settimana d'applicazione. Mi è piaciuto, lava bene, non costa neanche tanto, è la linea di Clarins dedicata, diciamo, alle più giovani, quindi ha anche un costo un po' più contenuto. Mi è piaciuto, ne avevo sentito parlare in maniera euforica, però in realtà a mio avviso è un classico detergente per il viso, né più né meno degli altri. Lo accosterei tranquillamente a quello di Esselunga che costa 2,50 euro, però sì, dai, mi è piaciuto, ma sicuramente io 15 euro per questo prodotto non li rispenderò mai più. Altro prodotto terminato è questa acqua micellare di Venus, è un 400 ml, non so se riuscite a vedere, sì. Questa l'ho comprata da Esselunga, manco so io perché, ma tipo 1 anno e mezzo fa. L'ho usata 3 o 4 volte a mo' di tonico, devo dire che non irrita, ha un buonissimo profumo di menta. È delicata, ma in realtà che ci devo fare io con l'acqua micellare? Quindi l'ho regalata ad una mia amica e lei ha apprezzato tantissimo perché lei ha una pelle misto grassa e mi ha detto: guarda, dai, io mi sono trovata benissimo, non mi ha irritato, strucca benissimo, costa una cavolata, quindi io ve la consiglio. Io l'ho usata poco, però per quel poco che l'ho usata mi è piaciuta. Poi,
Terminato questo tonico acqua alle rose Roberts, io da quando l'ho utilizzato non ne posso più fare a meno. Ne ho finito due mini size da 100 ml, mi sembra, una quest'anno e una l'anno scorso, e questo è stato il tonico che mi ha riportato ad amare il tonico perché lascia una pelle liscia, setosa, disinfiammata, morbida, non è appiccicoso, non lascia la schiumetta, ha un profumo buonissimo. Costa una cavolata, addirittura questo l'ho trovato a 1,50 € da Esselunga. Quando lo trovo in offerta faccio sempre scorta, mi piace tantissimo. Ne avevo sentito parlare e devo dire che sì, si merita veramente tutto il successo che ha. Non ha alcol, ha tre estratti di rose: rosa centifoglia, rosa gallica e rosa canina. Lo uso anche d'estate, quando ho gli occhi un po' gonfi, un po' magari arrossati, affaticati. Prendo un po' di tonico, lo metto su due dischetti, me li spiaccico sugli occhi e lo lascio lì un quarto d'ora e devo dire che ha anche un'azione decongestionante. Questo ve lo consiglio, fidatevi di me, anche se non amate i tonici, questo lo dovete provare anche perché costa veramente una cavolata. Altro tonico terminato è della linea Clear Skin Blackhead Clearing di Avon, è quello per pelli acneiche. Mi è piaciuto tantissimo, vi faccio vedere l'apertura com'è fatta. Questo prodotto è spiccicato alla lozione numero 3 di Clinique, quindi il tonico esfoliante numero 3, e ha proprio lo stesso effetto. Si applica su un dischetto di cotone, lo si passa sul viso, anche sul collo, insomma su tutte quelle zone dove ci sono le imperfezioni, e il dischetto rimane sporco, come succede con il tonico di Clinique. Non mi ricordo se lo potete ancora trovare, forse sì, forse nell'outlet, ma questo è assolutamente consigliato. Magari lo riprenderò l'estate prossima, o magari quando inizierà a fare un po' più caldo, perché mi vado a dare una bella purificata al viso. Veramente buonissimo, è veramente buono. Altra mini size di tonico terminato da 30 ml è la Clarifying Lotion numero 3 di Clinique, che è esattamente quella che vi dicevo parlandovi di questo tonico. È un tonico esfoliante con alcol e acido salicilico, indicato soprattutto a chi ha una pelle mista e grassa. Questo veramente è una bomba, va ad assottigliare la grana e fa risalire in superficie tutte le cellule, tra virgolette, nuove. Quindi vi dà una bellissima luminosità, sfiamma i rossori, sfiamma i brufoli, veramente buonissimo. Terminata l'ennesima confezione del contorno occhi della linea ENIU Reversalist 40+, ecco vedete che è finito, lascia una pelle compatta, liscia, tonica, luminosa, idratata, nutrita e ha anche un leggero effetto primer, va proprio a lisciare questa zona qui, nasconde le occhiaie, attenua le rughette, buonissimo, l'hanno tolto ma io ho delle scorte infinite nel solito armadio delle meraviglie. Poi, prodotto che non mi è piaciuto affatto, la crema di Olaz, crema da notte tonifica e rassoda, l'avevo presa da Esselunga sui 5 €. Ne avevo sentito parlare, questo è il pack, vi faccio vedere che è finita. Allora, buon profumo, avevo sentito dire che questa crema si assorbe immediatamente, che questa crema è un portento, idrata la pelle, tonifica. Ragazzi, io l'ho usata 4 volte, questa qui di notte, e come mi svegliavo la mattina c'avevo dei pori così grossi. Troppo cerosa, troppo appiccicosa, non si assorbe mai, rimane papposa. No, la consiglio magari per chi ha una pelle normale e secca, ma per chi ha una pelle mista assolutamente no. Veramente, proprio sembrava quasi una cera papposa. Non mi è piaciuta proprio. Anche il siero della stessa linea, il siero mi piace perché è molto leggero, ma questa assolutamente no, bocciatissima. Terminato il siero della linea ENIU Rejuvenate di Avon, questo era quello della linea 30+, ve ne ho parlato in un video sui sieri Avon che vi linko qui sotto nell'info box. Questo è il pack, ma quanto è bello, parliamone. Vi faccio vedere che è finito, non ce n'è più, vedete? Profumo buonissimo, allora l'ho utilizzato tutta l'estate, mi è piaciuto tanto perché ha una texture in gel leggerissima, si assorbe subito, non lascia la minima traccia di unto. Quando lo applicavo di sera, la mattina dopo avevo un viso lenito, quindi anche più schiarito. Non so, deve avere qualche sostanza disarrossante all'interno. Unica pecca che non me lo fa apprezzare proprio appieno è che ha delle pagliuzze luminose.
Quindi ecco perché l'ho usato di sera, però a livello di efficacia è una bomba. Su eBay si trova qualcosa, ma c'ha dei prezzi spropositati. Io l'avevo trovato 2 o 3 anni fa, sempre su eBay, da una ragazza, mi sembra svizzera o austriaca, e l'avevo pagato una cavolata, ma questo è assolutamente una bomba, mi è piaciuto tantissimo e ne ho anche un'altra confezione. Poi, patch contorno occhi terminati della linea Perfecta, questi li ho presi a Cracovia inverno scorso. Sono due patch ad azione fredda, mi sono piaciuti un casino. Allora, io questi li ho messi in freezer e li ho tenuti mezz'ora nell'area contorno occhi. Ovviamente non sono in idrogel, sono dei patch tipo in cerotto, aderiscono benissimo, quindi potete fare qualsiasi cosa, quindi non vi calano. Hanno un effetto freddo piacevolissimo, soprattutto d'estate. Devo dire che la zona del contorno occhi dopo l'applicazione di questi patch era molto più sgonfia. Li ho usati un giorno, una mattina, e la sera prima ero stato a mangiare al giapponese, che con la salsa di soia la mattina mi sveglio e ho 2 occhi così gonfi. E mi hanno risolto gran parte del problema. Costano neanche 1 euro, che volete di più? Mentre questi patch Balea Men sono neri, sempre anche questi adesivi, mi sono piaciuti, ma meno rispetto a questi qui. Poi sfilza di burro cacao. Allora, il solito Cien, questo è l'ultimo, finalmente. Li ho finiti tutti quanti, vedete? Buon profumo, ve ne ho parlato, non vi dico più niente perché sennò annoio. Terminati altri due della linea Cien Nature di Lidl, questo è buonissimo. Ecco, sono terminati, vedete, non ce n'è più uno, due. Poi terminato il solito della linea al verde, molto simile al Vivi Verde Coop, ve ne ho parlato anche di questo. Finito. Poi terminato questo alla noce di cocco di Brochet. Penso sia il penultimo, dopodiché non ne ho più e manco li ricompro. Forse prenderò quello della linea di Natale. Buon profumo, ma la consistenza è oleosa, quindi lo applicate e dopo 10 minuti se ne va. Quindi assolutamente non li ricompro più. Terminato questo della linea Isana Young, preso fuori Italia, non mi ricordo dove. Guardate il pack che carino, cioè troppo bello. Pagato 1 euro da DM, no, da Rossmann. Terminato. Non ce n'è più. Profumo di anguria fantastico, buonissimo. Mi è piaciuto perché, allora, innanzitutto il profumo, perché è dolce, ma non è troppo, diciamo, forte da dar fastidio. E poi la consistenza è proprio burrosa, rimane sulle labbra, quindi non c'è bisogno di riapplicarlo in continuazione. Ho usato quest'estate e mi è piaciuto tantissimo. Terminato questo della linea Lips Maker al Pompelmo Rosa, ecco qui il pack. Questo me lo aveva regalato una mia amica, mi è piaciuto tantissimo. Vedete, è finito. Quello è il rimasuglio. Vabbè, prima che arriva su qua ci vuole. Ecco, questo è finito. Buonissimo profumo di Pompelmo Rosa. Fa strato, non si toglie, è abbastanza ceroso, quindi quando lo applicate rimane lì. Anche questo non c'è bisogno di rimetterlo ogni 5 minuti. Ha SPF 30, veramente buonissimo. Buono, buono, buono. Penso che se lo trovo me lo riprendo perché mi è piaciuto, sì. Passiamo al corpo, magari in maniera un po' più veloce. Sfilza di deodoranti terminati, Dove Original Classico. Profumo lo conosciamo tutti, regge, non fa sudare. Non macchia le ascelle, buonissimo, profuma per tutto il giorno. Poi linea talco Dove, tiene benissimo. Stesso discorso che ho fatto per il classico, vale per questo. Cambiano le profumazioni. Go Fresh, questo per l'estate è ancora meglio di quello originale perché è proprio un odore fruttato. Fresco, buonissimo, anche questo a salita alluminio regge molto bene. E poi questo qui si chiama Invisible Dry. Mi è piaciuta la sua performance, ma il profumo no. Sì, è buono, sa di fiori, però mi sa un po' da. L'odore mi sa un po' di, non lo so, di nonna, ecco. Non lo ricomprerò più. Gli altri tre sì, a vita, questo qui no. E mi vedete tutti questi Dove perché avevo trovato l'offerta da Maurice a 0,99 l'uno, quindi ho fatto scorta, ne avrò presi 10 tutti misti. Poi sfilza di creme mani terminate. Allora, la classica di Avon con il profumo di gelsomino terminata, questa era ancora un 100 ml, vedete, sta scritto qui, adesso sono da 75. Questa si chiama la linea Ciao Bella, il profumo è buonissimo.
idrata, nutre, si assorbe subito, non lascia le mani unte, una bomba. Poi, terminata sempre questa di Avon al cocco, vedete, è terminata, e questa è già da 75 ml, è già il pack nuovo. Idratazione, oddio, non è che mi sia piaciuta più di tanto. Il profumo, diciamo di sì, anche se io il cocco non è che lo stramo, però idrata meno di quella classica, quindi non la ricomprerò assolutamente mai più. Penso che di Avon ormai comprerò solo e soltanto la linea classica, che tra l'altro non vedo da due o tre cataloghi. Se l'hanno tolta, cambio, basta Avon. Poi, terminata questa crema mani della linea Aloe di Balea, presa sempre da DM, è finita ed è un 100 ml. Qui dice con il 20% da aloe vera, ma secondo me non è vero perché l'aloe vera compare addirittura dopo la vitamina E. Calcolate che la vitamina E costa un fottio di soldi e poi compare anche dopo il profumo, quindi sicuramente non c'è il 20%. Allora, se sono sbagliati a scriverlo, oppure hanno detto vabbè, ma tanto la gente ci crede, ma sicuramente questa di aloe vera non ce n'ha al 20%. Poi terminata questa alla vaniglia e cashmere di Rossmann, Isana, è la linea che vendono da Rossmann, vedete questo supermercato qui, mi sembra di averla presa boh, a Cracovia credo. Profumo spaziale, ma idrata un po' meno rispetto a quella di Avon. Io quando devo fare la comparazione tra le varie creme mani, prendo in considerazione sempre quella di Avon perché è la mia preferita, perché idrata, nutre, non è appiccicosa. Ecco, questa idrata un po' meno, però è veramente buona anche questa qui, eh. Sì, ve la consiglio, se avete un Rossmann, se andate fuori Italia e trovate un Rossmann, buttateveci dentro perché non ve ne pentirete. Terminata questa crema mani di Faberlic, della linea non lo so, quella all'olio di girasole. Allora, è un 75 ml e mi ha stupito. Costa una cavolata, mi sembra che a prezzo pieno costi 1,39 euro, adesso non mi ricordo precisamente, ma ha un buonissimo profumo e si avvicina molto a quella di Avon, perché anche questa nutre, idrata, non lascia le mani appiccicose, è veramente buona. Questa, se rifaccio un altro ordine di Faberlic, me la prendo assolutamente perché mi è piaciuta veramente tanto e una di queste confezioni l'ho anche regalata a mia suocera e gli è piaciuta tanto. Poi altra crema di Balea della linea collezione limitata è questa qui al fiore di loto e cocco. Buona questa, anche un buon profumo, la formulazione è molto simile a quella di Isana. Nutre idrata, ma non tanto quanto quella di Avon. Anche perché le creme mani di Isana e Balea stanno sempre intorno a 1 euro. Quindi, insomma, io di per quello che costano. Ma sì, dai.